3.000 anni fa, nella pianura che si estende tra il fiume Tevere, i colli Albani e il mare Tirreno, viveva un piccolo popolo che poco più tardi sarebbe stato chiamato Latino. Era un popolo indoeuropeo, disceso come tanti altri dall'Europa centrale alla fine dell'età del bronzo. La tradizione vuole che il centro politico-religioso dei Latini fosse una città chiamata Laurento. Non ne restano tracce sicure. Probabilmente era qui, a una ventina di chilometri a sud dell'attuale Roma. Qui, dove sono stati scavati da poco questi antichi altari, per l'esattezza 13, allineati l'uno accanto all'altro. Destinati a un culto ignoto, tutti orientati a Levante, gli altari sono di epoca diversa. Roma non era ancora nata, ma l'avvenimento leggendario che sta all'origine della grande storia romana si era già prodotto. L'arrivo nel Lazio di profughi troiani e l'innesto di una civiltà asiatica sul tronco latino. Questa statuetta è la più antica testimonianza della leggenda troiana. Raffigura Enea che trasporta suo padre Anchise sulle spalle. È stata rinvenuta a Veio e risale alla fine del V secolo a.C. Roma dunque aveva circa 100 anni e già ricordava con venerazione i padri arrivati dal mare. Quando Virgilio scrisse l'Eneide, i protagonisti di quella leggenda appartenevano ormai alla religione di Stato, freddi nomi iscritti sui basamenti delle statue, come quelli di Lavinia e di Silvio, il figlio postumo di Enea. La loro immagine umana era ormai lontana, forse perduta. Virgilio si sforzò di ricrearla. Migliaia di anni sono passati. Il Tevere si avvicina pigramente al mare come allora, non molto mutato in certi tratti, da quando Virgilio lo contemplava, immaginando sulle rive boscose, i protagonisti del poema. L'eroe che egli doveva celebrare era Enea, ma il cuore del poeta si chinava con attenzione fraterna sugli sconfitti, gli antichi padri latini destinati a generare, con dolore e sangue, la civiltà futura. Virgilio immaginò che vivessero in pace, isolati, e tuttavia presaghi degli avvenimenti che avrebbero sconvolto la loro esistenza. Li vide immersi nella natura, di cui onoravano le forze e le forme. Dio Tevere, Dio del fiume, salva questa vita che a te viene affidata. Sia lunga, prospera e felice. La primavera sacra era forse il momento più solenne della vita religiosa dei Latini. In ricordo delle migrazioni precedenti, quando la tribù si metteva in marcia dopo il disgelo e faceva sacrifici umani, i Latini consacravano alla divinità tutto ciò che nasceva: uomini, animali, piante. La vita familiare conservava residui di un più antico matriarcato ed era strettamente connessa alla vita rituale. Un uomo chiamato Latino governava quei campi da molto tempo in pace. Ogni cosa che vive trae il suo istinto, vedete, da un Dio che penetra e respira in tutte le cose. Ogni essere che nasce ha in sé uno spirito che lo fa vivere, ed ogni spirito, quando il corpo muore, ritorna dove era venuto. Ecco perché anche le api conoscono leggi così sapienti e fanno case così perfette che anche l'uomo deve ammirare, perché il loro istinto è ammaestrato dallo stesso Dio che insegna agli uomini. La loro casa mettiamola qui. Hanno qui i loro figli e il loro miele. La troveranno di certo. Nel cortile era una pianta di alloro creduta sacra. E Latino aveva costruito intorno ad essa la sua casa. Grande e con colonne di quercia, affinché potesse ospitare le assemblee dei Latini, dei Rutuli e di quanti altri popoli abitavano in Lazio. Lavinia.
era l'unica erede di Latino. Egli aveva avuto anche un figlio maschio, ma gli era morto da molti anni. Lavinia, dunque, era l'unica speranza della casa. Amata, è accaduto qualcosa di strano. Le api che avevano qui il nido. Cos'è accaduto? Stamani hanno sciamato. Di loro qui intorno non v'è più alcuna traccia. Il favo è vuoto. Sarà nata una nuova regina, la vecchia se ne va? No, è un prodigio. Perché un prodigio? Amata, la moglie di Latino. Era molto devota alle divinità che popolavano i boschi e le acque della sua terra. Le ninfe, gli spiriti del luogo. È un fatto che non è mai accaduto. Le api non sciamano in questa stagione dell'anno. È un prodigio, o almeno un segno. Un segno che riguarda una nuova regina. E vide Lavinia seduta sul trono per la prima volta. Gli sembrò che le fiamme lo separassero da sua figlia. Così Latino condusse sua figlia all'oracolo per conoscere il suo destino. C'era una grande sorgente sacra che spandeva fra gli alberi, presso la rupe albunea, un'acqua opaca, sulfurea. Qui viveva Fauno, padre di Latino. Per sua bocca parlava l'oracolo del luogo. Fauno. Padre. Cosa vuoi? Questa è mia figlia. Lavinia, la ricordi? La conosco. Ho visto dei prodigi accaderle intorno. Quale significato hanno, padre? Aspetta la notte. Uccidi una pecora, scuoiala e distenditi con tua figlia sopra la pelle insanguinata. Venne la notte e finalmente l'oracolo parlò con la voce di Fauno. Non cercare mai tra noi italici uno sposo per Lavinia. Il fato la destina a uno straniero. Questo vedo. Uno straniero. Uno straniero che verrà da una città distrutta, da una guerra e da un incendio. Che arriverà in questa terra dopo un lunghissimo errare. E porterà turbamento e spargerà sangue latino. Questo vedo. Uno straniero. Uno straniero che verrà da una città distrutta, da una guerra e da un incendio, che arriverà in questa terra dopo un lunghissimo errare e porterà turbamento e spargerà sangue latino. Arma virumque cano, Troie qui primus aboris Italiam fato profugus, Laviniaque venit litora, multum ille et terris iactatus, et alto vi superum, seve memorem Iunonis ob Iram, multa quoque et bello passus, dum conderet urbem, inferretque Deos Latio, genus unde Latinum, Albanique patres, atque alte menia Rome.